Benvenuti in Veneto, sono a Noventa Vicentina, in piazza 4 Novembre. Alla mia sinistra la maestosa residenza municipale. Io sono Luca Iaccarino e questo è The Wine Side of Italy. Sono in giro per l'Italia alla scoperta dei vitigni autoctoni, quelli meno noti ma più caratteristici. E oggi sono qua per conoscere il Thai rosso, il vitigno tipico dei meravigliosi colli iberici. E visto che sono un critico enogastronomico, vi dico che non c'è posto migliore delle osterie, dei ristoranti per provare i veri sapori del territorio. Ecco, dovrebbe essere da questa parte. Eccolo qua. Oh, Luca! Benvenuto, Luca! Grazie mille, che piacere, che piacere. Senti, è un locale bellissimo, che storia ha? Vecchia come il cucco. Una volta era un'osteria, però. 1905. La nonna, mia mamma ed ora ci sono io. Abbiamo tenuto molto della tradizione, soprattutto i piatti. Non solo, però abbiamo fatto anche qualcos'altro. Senti, tu sai perché io sono qua? Certo che sì. Ti seguo? Certo. Andiamo. Eccoci qua. E il sommelier? Un minuto, arriva. Quindi sei anche sommelier? Allora ci ripresentiamo. Luca Grezzani. Luca Iaccarino. Lieto di conoscerti. Luca, che storia ha il Thai rosso? 100 anni di storia. Due strade, due storie. Una che deriva da un falegname che ha fatto il servizio militare in Austria e ha portato le barbatelle. Infatti, fino a poco tempo fa si chiamava il vino del Marangon. Marangon in Veneto vuol dire falegname, appunto. L'altra, i nostri cardinali di Vicenza andarono a visitare ad Avignone, soprattutto a vivere ad Avignone questa sessione papale e portarono anche loro queste barbatelle. Quindi ci hanno dato questo prodotto grazie appunto a questo ritorno in patria di questi personaggi. Senti, il nome Thai rosso da dove viene? Thai rosso è un nome che non ha tanti anni. Si chiamava prima Tokai rosso. Per questioni legali abbiamo perso il nome e abbiamo affiancato appunto a questo nome di Thai rosso anche il nome barbarano. Quindi non è vecchio come origine. Però negli ultimi anni se ne sono fatte poi diverse declinazioni. Sì, è un vitigno duttile, quindi c'è stata la versione spumante che non ha avuto un grandissimo successo, che però nella versione passita ha ottenuto un vino che va bene con piatti strutturati. Fammi un esempio di un piatto strutturato con cui starebbe bene. Beh, l'anatra, il melograno, arrosto, una selvaggina, un piatto tipico proprio nostro, il baccalà alla vicentina. Senti, come sai, il progetto True Italian Taste, assieme alle Camere di Commercio italiane all'estero, valorizza i prodotti italiani in giro per il mondo. Comincia il Thai rosso a affacciarsi nei mercati internazionali? Secondo me sì, perché noi vicentini siamo gente che si dà da fare e soprattutto ci concediamo delle licenze, perché in Veneto esistono tagli bordolesi, soprattutto anche qui nel nostro territorio, e noi affianchiamo a questo taglio bordolese classico, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, il nostro Thai rosso, quindi un bel blended. Che terreno predilige? Al Thai rosso piace soffrire, lui preferisce i terreni magri. Se non c'è acqua se la cerca, quindi non gli piace l'abbondanza. Un terreno argilloso, scarno, attualmente viene coltivato castigando la potatura, tenendo pochi grappoli per avere una concentrazione, ma soprattutto a lui piace soffrire. Senti, visto che a me non piace soffrire, mi è venuta moltissima voglia di assaggiarlo. Luca, tu sei patron, oste, cuoco e dell'Associazione Italiana Sommelier, quindi nessuno meglio di te mi può aiutare a degustare il vino. Eh sì, piano. Perché il vino si guarda, si annusa, si gusta e se ne parla. Non è una cosa così difficile. Quindi guarda, guarda questo vino, guarda come brilla. Guarda il colore, questo rubino. Prova ad annusarlo. La senti la fragola? E questa mora?
Senti com'è intrigante. Ma se vuoi senti anche questa mineralità, ricordati, mineralità al naso. Piacevolissimo. Assaggialo tu adesso. Vado, Un piccolo sorso, la lingua al palato. Cosa ti ricorda? Frutti rossi, devo dire queste cose qua, Li devi dire. Ma senti che è un vino che quando lo mandi giù, dopo un attimo ti viene voglia di rimetterlo in bocca. Cos'è questo? Questa è la piacevolezza di questo vino? La piacevolezza di berlo tutti i giorni, di berlo in tutti i momenti? È un vino che va bene sia con piatti di una certa struttura, non tantissimo di tanto corpo, ma va bene anche con pesce, quindi ha una duttilità estrema. Questa sua persistenza del gusto che dura, senti, prova a contarlo, senti com'è dura, è proprio un frutto in bocca, senti proprio la fragranza del frutto. Pensa cosa sono capaci di fare i vicentini in quel terreno magro, povero, con poca acqua, ottenere un prodotto del genere. Verissimo, facciamo un brindisi al Tè Rosso che se lo merita tutto. Se lo merita tutto. Cheers. Senti, ma mi sembra di vedere del movimento da quelle parti lì. Certo che sì, ma un movimento del territorio però, lì è il territorio che arriva. Andiamo a vedere. Andiamo. Oh, ecco qua. Questo è il baccalà, lo conosco. Bravo. Le tre versioni del baccalà, mantecato, insalata e alla vicentina. Lì abbiamo la trippa in rosso, la nostra soppressa vicentina, il riso di grumolo delle abadesse, vicentino pure lui, e non deve mancare ovviamente la zuppa di trippe, ma il nostro protagonista, il risotto al Thai rosso. Senti, questo è uno dei momenti che mi piace di più, io ho un rito, che è quello di fare un selfie, ti spiace? No, certo. Possiamo? E voilà, col Thai. Adesso una cosa che voglio veramente fare è vedere dove nasce, cioè andare in vigna, ma prima voglio fare un brindisi, al Thai rosso. Al nostro Thai rosso. Eccomi nella vigna del Thai rosso, con questi meravigliosi colori autunnali. Il Thai rosso è un vitigno autoctono del Veneto, uno di quei prodotti veri e autentici che il progetto True Italian Taste valorizza in Italia e nel mondo assieme alle Camere di Commercio italiane all'estero. Ci vediamo presto in un'altra regione, in un altro vigneto per The Wine Side of Italy.